Club, grazie alla proprietà, anch'io grazie a Bisoli perché per il lavoro fatto, vedendolo soprattutto l'anno scorso, per la Cremonese ancora può partecipare al campionato di Serie B, insomma, merito per un grandissimo finale, vedendolo anche da fuori, dall'esterno, è stato fatto un grande finale. Da parte mia, grandissimo, grandissimo entusiasmo, vengo in un club. E in una squadra, quando l'affrontavo da calciatore, era molto molto fastidiosa, forse perché in quel momento c'era un allenatore che poi negli anni è stato per me un grandissimo maestro, Gigi Simoni, un grandissimo punto di riferimento, lo ricordo sempre con grande affetto. E entusiasmo vero, grandissima passione, grande voglia, mi rendo conto che arriviamo in un ambiente, arrivo in un ambiente deluso, la classifica è inaspettata, però la realtà è sotto gli occhi di tutti, quindi dobbiamo rimboccarci tutte le maniche e lavorare sodo e non vedo l'ora di entrare sul campo. Allora, grazie mister. Benvenuto, ho giusto un paio di domande. Volevo capire che cosa l'ha spinta ad accettare il progetto della Cremonese, quindi a sposarlo e ad arrivare qua. Ma intanto la grandissima fiducia che ha avuto Braida, direttore, nei miei confronti, e la struttura del club. Conosco la squadra che ha il potenziale per poter uscire fuori. E ripeto, in un club che ha una storia, e questo poi insomma per gli allenatori, ma per chi fa questo mestiere, entrare sono solo benzina, è benzina che spinge poi tutto il motore. Ho dato un'occhiata alla sua tesi sulla comunicazione, visto che per lei comunicare nel modo corretto con i giocatori è molto importante. Vorrei sapere che cosa dirà domani, entrando a campionato in corso, ai suoi giocatori che vedrà per la prima volta. Beh, io l'ho detto la prima volta anche parlando con il presidente, per me davanti avrò dei ragazzi prima, qualcuno un po' più giovane, qualcuno un po' più, qualche anno in più, però voglio entrare subito, voglio conoscerli immediatamente, uno a uno, e da lì iniziare un percorso insieme. Quindi cercherò di avere un rapporto molto diretto con tutti, con loro, con i ragazzi, e conoscerli il prima possibile, questo senz'altro, perché ne ho bisogno. Dal punto di vista tecnico li conosco, però dal punto di vista morale, caratteriale, evidentemente tanti non li conosco, non ho lavorato con loro, per cui dovrò intervenire in quella direzione. Prego. Grazie mister. Questa, se non sbaglio, è la prima volta che inizia al campionato in corso, quindi c'è la prima volta anche questa per lei, sicuramente in una situazione non facile che richiederà forse risposte in tempi celeri. Si dice di solito che tra febbraio e marzo il campionato di Serie B prende la sua fisionomia, abbiamo avuto l'esperienza l'anno scorso. Da marzo in poi, nonostante un bel filotto di risultati, sembrava sempre lontana questa salvezza. Quindi, di solito tra febbraio e marzo è il periodo decisivo. Come si sente? Ma intanto lavorare in corsa è per me la prima volta, la prima, ho avuto un'esperienza con Rafa, entrare in corsa però praticamente in una situazione con poco tempo perché con un mese in Inghilterra, in questo caso è vero entro in corsa, però insomma abbiamo questo finale del girone d'andata e poi tutto il girone di ritorno. Noi dobbiamo pensare in questo momento, almeno per quello che riguarda il mio lavoro sul campo, l'obiettivo è Pescara, vivere in questa direzione, in questo senso, alla settimana, preparare le partite nel migliore dei modi, recuperare gli infortunati, giocatori importanti, fondamentali, e poi chiaramente con questo periodo di mercato, che è il periodo che poi riguarda un po' tutte le squadre di entrata e di uscita, che rende tutto il lavoro sempre più stabile, questo l'esperienza del direttore per poterlo gestire al meglio questo momento, perché anche nella testa dei giocatori a volte si crea questa situazione di stabilità e dovremo essere bravi a gestire soprattutto questo finale di gennaio e poi il rush con tutto il gruppo a disposizione. Prego.
Passerei la parola a Giorgio Barbieri, che è il corrispondente della Gazzetta dello Sport. Prego, Giorgio. Sì, io sono un veterano, ricordo le partite con Gigi Simoni e i pecchi in campo, ecco, lo ricordo anche con piacere. Entriamo sul piano tattico, diciamo, della squadra. Una squadra questa che è stata costruita in un certo modo per un 4-3-3 con, diciamo, in realtà con un 4-3-1-2, poi è diventato un 4-3-3, però è una squadra che comunque potenzialmente, cioè fisiologicamente lenta. Quindi il modulo, adesso non facciamo i numeri perché qui ormai tutti fanno numeri, però il modulo è con 4 in difesa sicuramente, si parte da lì come base, e quindi una squadra che abbia capacità con possesso palla di partire diciamo, dalla porta per arrivare davanti, insomma. Più o meno è questo il senso. Io adesso il mio primo obiettivo è quello, prima di tutto, di cercare di far crescere la consapevolezza della squadra dal punto di vista della mentalità per affrontare le gare. Sicuramente parto da una linea di 4 di difesa, questo è poi i numeri sono così, sì, però voglio dire, e chiaramente piano piano lavorare e arrivare a quello che può essere un'idea di gioco. Ci vorrà del tempo, questo mi rendo conto, ma noi il tempo è di una settimana, quindi in questo momento io devo concentrarmi su quello che la squadra, che ha dei valori importanti, però affrontare la gara con grande consapevolezza, quindi la prossima gara a Pescara contro una diretta concorrente, in questo caso dobbiamo dire evidentemente, e quindi affrontare con la voglia di fare risultati. Giocare, ormai anche con il tema del Covid, giocare in casa fuori mi sembra assolutamente inutile dirlo, e quindi avere lo stesso atteggiamento. Ovunque, ogni partita avere sempre lo stesso atteggiamento, la voglia di poter fare la gara, saranno momenti in cui bisogna soffrire, saper stare in campo, però voler affrontare le partite sempre con la voglia, con la personalità ed essere propositivi. E questo dobbiamo riuscire a farlo il prima possibile. Dopo con il direttore parliamo a Argento. E lei giustamente ha detto che questa settimana sarà un po' difficile gestire la squadra per il discorso che si balla il mercato. E quindi alcuni giocatori sono un po' perplessi, cioè, ha già in mente da febbraio, diciamo, dopo il mercato, qualche innesto, ha già parlato in società di qualcosa, qualche cambiamento, o aspetta prima di vedere com'è la situazione? Vabbè, qui ci sarà già fatto un quadro, lei credo. No, beh, chiaro, il quadro ce l'ha molto più chiaro il direttore, e da qui da molto più tempo, quindi ci sarà, è un rapporto con il direttore. È costante, quotidiano, anzi viviamo praticamente insieme qui, parte la sera, ognuno poi. E quindi questo deve essere, perché l'ha visto di più la squadra, conosce molto di più come intervenire, quello che ci sarà da fare, sono chiaramente le cose sono abbastanza chiare, le idee sono chiare. Dico, c'è una difficoltà che in questo momento il mercato crea in tutte le squadre, a tutti i livelli, non riguarda solo assolutamente la Cremonese, riguarda in Serie A, Serie B, Serie C, ma chiunque. Quindi in questo momento dobbiamo tenere dritto e il gruppo concentrato su quello che è il risultato, compatti, e poi se ci saranno delle uscite, delle entrate, e queste verranno effettuate con i tempi debiti, però insomma difficoltà che riguardano tutte le squadre. Lei qui è qui col suo staff? Sì. Quindi poi ci dirà i nomi di... Sì, sì, io ho tre collaboratori, e in più trovo il preparatore dei portieri, Nando Coppola, ex portiere, e un altro collaboratore di campo, Antonio Porta, e il preparatore fisico, Marco Antonio Ferrone. Trovo comunque a disposizione altri del club che faranno parte, a questo punto faranno parte del mio staff, parte integrante del mio staff, altre che vi sto conoscendo, oggi già abbiamo avuto diversi incontri, colloqui, perché deve essere un'unità di intenti e tutti dentro con l'unico obiettivo. Grazie. Fabrizio Barbieri, che è un giornalista del Quotidiano Provincia, ma che è qui anche come corrispondente dell'ANSA.
Mister, una domanda molto, molto semplice: è stato legato molto tempo alla Juventus, l'ultima società tra cui tra l'altro ha allenato. Quanto si porta, quanto è stata segnante la sua avventura in bianco-nero? Se si sente più bianco-nero o più napoletano? Ah, no, beh, a dia della nascita, beh, no, no, è chiaro. Cominciamo ancora, cominciamo già. Chiaro che ho avuto anni importanti a Torino e tanti anni a Napoli da allenatore, come collaboratore, da giocatore, quindi insomma ho vissuto molto di più. Quello che mi porto dall'ultima esperienza vissuta come allenatore di seconda squadra, che è una cosa che in Italia non esiste, e la vera difficoltà che ho incontrato è quello di dare un'identità alla squadra, perché di essere riconosciuta, di essere riconoscibile. Io credo che in questo momento questo, al di là delle tante cose di un club forte, importante, organizzato, vincente, che mi ha dato tantissimi spunti di crescita, questo è quello di, alla fine, la grande soddisfazione di essere uscito l'anno scorso, di aver finito la stagione, di aver dato un'identità a un gruppo di ragazzi, di giovani, e che quindi è possibile effettuare. Quindi questo me lo porto e sicuramente mi servirà in questa nuova esperienza. In brevissimo tempo di riuscire a dare un'identità a un nuovo gruppo. Grazie mister. In questo senso, insomma, la Cremonese, al di là dei sistemi di gioco, ne sono stati utilizzati parecchi, ha cambiato anche modo di affrontare le partite, a partire dall'intensità del pressing o meno. In questo senso è vero che appunto ho detto l'obiettivo è Pescara, però uno degli obiettivi principali sarà appunto questo, cioè quello di dare un'identità e tracciare una strada precisa sin da subito, anche per dare certezza insomma ai giocatori. È chiaro, io è Pescara, però l'obiettivo mio non è vivere alla giornata, lavorare sulla squadra, lavorare e dargli un'identità. Mi piace una squadra propositiva, mi piace una squadra con un'aggressione alta. Siamo una squadra avversaria molto più brava a tenerci, va bene, è una squadra che sia in grado di gestire la gara, di essere padrone del campo. Quindi questo è necessità del tempo, ma il nostro obiettivo sin da domani è lavorare in questa direzione, quindi avere la gestione della palla ed essere a portare una pressione alta sull'avversario, quanto più possibile recuperare la palla. Abbiamo dei giocatori che hanno la qualità per farlo, per gestire la palla in mezzo al campo, per cui dobbiamo questo lavorare in questa direzione. Grazie. Grazie. Quanto l'ha aiutato a cambiare prospettiva andando all'estero appunto con ma anche in Giappone semplicemente un anno fa, e appunto poi essendosi rimerso nella, diciamo, nel campionato italiano, cosa, che differenza ha trovato, invece cosa si è portato da fuori? Per quello che ho vissuto, le esperienze, poi quelle rimangono dentro di me, rimangono nella mia pelle, nel mio modo di fare, nel mio modo di essere, nel mio modo di approcciare poi nei rapporti lavorativi. Chiaro che ho avuto delle esperienze bellissime, perché lavorare nel Real Madrid e allenare in un top club, perché credo che ci sia veramente top a livello mondiale, dove ogni movimento, ogni parola ha una cassa di risonanza mondiale, planetaria, quindi il contatto con... E quello mi ha aiutato nella gestione dei giocatori, perché i giocatori di quei livelli, parlando da Cristiano Ronaldo, Modric, Sergio Ramos, lavorare quotidianamente con loro, stare sul campo con loro, quelle sono esperienze che non hanno prezzo, perché quelli rimangono, e i giocatori di quel livello anche in quegli ambienti hanno bisogno di fiducia. Quindi se io dico, se quei giocatori di quel livello, dove hanno passato, hanno vinto, e hanno loro, anche loro, bisogno di un rapporto di fiducia, immaginatevi poi quando si ha a che fare con dei giovani e con dei giocatori di un livello diverso. L'esperienza in Inghilterra mi ha dato un modo di approcciarsi al calcio con uno stress diverso, e vivere in Giappone è qualcosa di un'esperienza, di una cultura troppo diversa da quella occidentale. Mi ha insegnato molto, perché hanno grande qualità, grande metodologia, grande cultura del lavoro, grande cultura del rispetto di chi lavora intorno, di chi è intorno all'ambiente di squadra. Quindi sono tutte esperienze che poi alla fine vengono messe dentro e rimangono dentro di me.
E io veramente vivere fuori ti aiuta poi a dar valore a quello che è la nostra cultura calcistica. Grazie. Grazie mister. Ivan, altra domanda del mister? Sì, sì, avevo così una domanda sulla stessa linea di quella precedente. Nel senso, ho sentito ieri Stefano Zamarioli che con Gigi Simoni a Gubbio è stato il primo a dare un'opportunità come primo allenatore. Ecco, era un Gubbio giovane, ma ha detto una serie B difficile perché Gubbio era giovane. Lo stesso Ciofani era giovane. Sì. Adesso c'è Ciofani 10 anni di più. Infatti, ecco. Volevo chiedere da allora a oggi, con tutto il percorso che è stato fatto, come si ritrova Picchia, ripensando al 2011, ripensando Che ho iniziato che non ero, voglio essere molto critico, autocritico e un po' la presunzione dall'ex giocatore di poter allenare senza studiare, e quindi è stata un'esperienza molto formativa, però... Perché il master è arrivato dopo. È arrivato in corsa, però chiaro, sono passati questi anni che mi hanno costruito, modellato, mi hanno dato un metodo di lavoro e mi hanno confermato che per ogni mestiere, questo vale in tutti gli ambienti, i mestieri non si inventano, bisogna studiare, bisogna lavorare, bisogna prepararsi per affrontare le cose. Va bene. Come ha detto lei, la squadra è delusa perché si aspettava di fare di più e allo stesso tempo l'ambiente, già in un periodo in cui non si può nemmeno andare allo stadio a sostenere i ragazzi, si ritrova ancora più abbattuta. Quindi se vuole lasciare un messaggio, se vuole parlarne... No, questo è il nostro giochino, il nostro ambiente è il campo che deve parlare. In questo momento il campo, solo e esclusivamente il campo. Immagino la delusione che c'è nell'ambiente, nella città, al di là poi di quello che si sta vivendo extra calcio, però per quello che riguarda il calcio mi rendo conto di quello che è la delusione. Quindi poche parole, lavorare sul campo, stare sul campo e solo così possiamo trasmettere dei valori e dare delle risposte all'ambiente che c'è intorno. Grazie. Prego. Grazie mille.